Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vi faccio vedere, visto che ho fatto la spesa, che cosa ho preso da... sono stata praticamente da Eurospin e ho fatto un salto giusto per prendere delle cose in Cash & Carry Family che ho qui vicino da me, perché mi servivano delle cose che non trovo nei supermercati normali, quindi sono andata apposta a prendere quello che mi serviva. Ve lo faccio vedere subito. Praticamente sabato sera ho i miei amici che mangiano qui da me e abbiamo in programma di fare le pizze. Facciamo l'impasto noi e appunto faremo comunque la pizza, e quindi siamo puntate a prendere ciò che mi serve, quindi farina e polpa di pomodoro. Allora, visto che saremo un po' di persone, abbiamo deciso di prendere con il mio ragazzo questa confezione grande di praticamente polpa fine per quanto riguarda la pizza. Non l'abbiamo mai provata questa, solitamente prendiamo la Cirio, se non ricordo male. Però questa qui, questa volta era in offerta e quindi abbiamo preso questa. È da 4 kg e praticamente è venuta sulle 3,20 euro. Ora controllo dallo scontrino. 3,45 euro è venuta. Poi abbiamo preso, visto che era in offerta, sempre per sabato sera, perché comunque noi in settimana non ne beviamo. Abbiamo preso due birre, queste qui del Nastro Azzurro, sono quelle da 66 cl, e poi in questo Cash & Carry andiamo praticamente solo per prendere le farine Caputo, che il mio ragazzo utilizza sempre, e dico sempre, è solo loro per appunto fare l'impasto della pizza. Lui è fissato praticamente con gli impasti per pizzo, panzerotti, e quando li facciamo utilizza solo la farina Caputo. E questa volta hanno aggiunto delle varianti diverse di farina Caputo e abbiamo fatto, diciamo, scorta dei vari, appunto, delle varie farine che hanno messo. Lui solitamente, per quanto riguarda la pizza, prende sempre la Caputo classica. Queste cose sono tutte quante da un chilo. La Caputo classica, che è per tutti appunto i tipi di impasti, poi la Caputo cuoco, che è diciamo apposta per appunto gli impasti che hanno una lunga lievitazione. Solitamente il mio ragazzo fa la pizza con una lievitazione che va dalle 24 alle 48 ore, non fa impasti con meno di questo, di questa lievitazione, perché lui dice, è fissato, come vi dicevo, e dice che altrimenti non vengono assolutamente bene gli impasti, cioè non è tanto digeribile, ed ha ragione, perché in effetti quando fa l'impasto con più ore di lievitazione è super digeribile. E poi, visto che siamo un po' di persone, sabato ho deciso di fare 3 kg di impasto ed ha preso, vuole provare ad aggiungere, anche la farina di tipo 1. Mi ha detto che vorrà aggiungere questa. Questa qui, vediamo se ha qualche specifica da dirvi. Dice che è una farina che dal sapore inconfondibile, in grado di esaltare ogni preparazione. Questa qui non l'ha mai provata e ha deciso di metterla appunto in questo impasto, e vediamo se riesce a dare più sapore all'impasto. E poi abbiamo preso altri due tipi di farina, la semola, sempre Caputo, e l'altra che è ottima per fare gli impasti per la pasta fresca. Questa qui non l'abbiamo ancora mai presa, quindi l'abbiamo vista e l'abbiamo presa insieme alla tipo 1 che appunto hanno rifornito di recente qui in questo Cash & Carry. I prezzi ve li dico subito, perché avevo lo scontrino. Questo tipo di farina costa leggermente qualcosa in più, però vi assicuro che è buonissima per qualsiasi appunto cosa che dovete fare. Ci stanno varie farine specifiche per ogni tipo d'uso ed è veramente ottima. Allora, la semola è venuta 1,20, la farina di tipo 1 1,26,
La farina 00 classica 80 centesimi, la farina 00 cuoco, quella nella variante rossa 93, quella per paste fresche 93 centesimi e basta, questa. Come dicevo, appunto, i prezzi sono ottimi. Se sentite tanti rumori e qui vedete questa tenda che si svolazza, c'è un vento e un diluvio universale pazzesco, è venuto tutto quanto ad un tratto questo brutto tempo e quindi se sentite rumori strani è per questo motivo. Poi sono stata a fare la spesa da Eurospin, ho speso in totale circa 67 euro ed ho fatto un bel rifornimento e con questo, diciamo, con questa spesa credo che ci andrò bene 2 settimane, quindi c'eravamo oggi e quindi ho deciso di prendere tutto quello che mi serviva. Iniziamo dai freschi e ho preso la mia solita insalata mista, questa qui, Le Tenere. È fantastica. Ultimamente sto acquistando solamente questa, è dolcissima, tenerissima. È condita, è veramente una cosa fantastica. Io solitamente aggiungo solo un po' di sale, pochissimo, olio e succo di limone ed è ottima. Poi ho preso, visto che ero in offerta, 2 pasta brisée. Queste qui ottimo per le torte rustiche, quindi torte salate. Ci faccio solitamente e ultimamente le torte dolci. Utilizzo una pasta sfoglia con ricotta, Nutella e un uovo. Per il weekend solitamente gli faccio il dolce appunto per il ragazzo, così per il weekend ce l'ha pronto per tutto quanto il fine settimana. Ho preso perché in offerta le mozzarelle di bufala campana. L'avevo visto su un video che ne parlava molto bene, se non ricordo, Filomena Amore. E quindi ho deciso di prenderla perché è in offerta 2,30 euro e questo qui in tutto sono 300 grammi, quindi sono bustine singole per 3 mozzarelle da 100 grammi l'una, quindi ho deciso di prenderla. Poi ho preso 4 pomodori, questi qua da insalata. Ho preso, visto che in offerta, questa vellutata di verdure. Solitamente io faccio sempre il minestrone, però poi ogni qualvolta che lo faccio lo devo frullare, lo devo passare per farlo a vellutata, perché al mio ragazzo non piacciono i pezzettini, quindi lo devo cuocere normalmente e poi lo frullo per farlo diventare a vellutata o da solo o con un po' di pasta per fare appunto un pasto unico, lo faccio anche da solo. Questa qui è la prima volta che lo prendo, vediamo com'è. Come verdure ci stanno all'interno patate, carote, piselli, zucca, spinaci, cipolla, pomodoro, porro, solo questi qua. Poi ho preso come verdure surgelate, io mi trovo benissimo con le verdure surgelate di Eurospin perché ce l'ho subito all'uso pronto e quando mi servono vado diretta. Non prendo quelli freschi perché purtroppo non potendoli utilizzare giornalmente, va a finire che nel frigorifero si fanno marce e poi le devo buttare, quindi preferisco prendere quelli già surgelati, tenerli nel congelatore e quando mi servono all'occorrenza appunto li prendo. Ho preso i fagiolini finissimi, questi qua li faccio solitamente in insalata per quanto mi riguarda, visto che devo mangiare tantissime verdure visto che sono in dieta. Poi i piselli fini, questa qua è una confezione da 1 chilo, anche questi qua solitamente li faccio solo stufati con l'acqua, non aggiungo nient'altro. Poi ho preso, visto che ce l'ho una volta a settimana, la bresaola, queste qua le fresche fette, era in offerta 1,90 euro, non l'ho mai preso, vediamo com'è. Ho preso i mini burger e gli spinaci, la scorsa volta avevo preso anche. Non avevo fatto il video di quella spesa. Avevo preso anche per provarli, visto che questi qua mi erano piaciuti tantissimo, quelli con melanzane e pomodori. Melanzane e pomodori, che erano semplici hamburger, e quelli ai broccoli, però quelli ai broccoli, come questi qua agli spinaci, erano panati. Quelli alle melanzane e pomodori,
erano mangiabili. I broccoli? Assolutamente no, perché erano troppo troppo dolci. Non riuscivo a mandarli giù praticamente, non mi sono piaciuti. E poi ha preso il mio ragazzo che lo vuole fatto questa sera, un misto di mare per quanto riguarda il risotto, per fare appunto la pasta o il riso. Poi continuiamo con i freschi, ho preso una confezione di fette di tacchino, allora si sono tutte quante spostate, posso mangiare solo tacchino e non pollo, suino no, solo vitello 2 volte a settimana e ho preso per potermele congelare così ce l'ho subito pronti, appunto questa fesa di tacchino a fette, questa qui è una confezione da 370 grammi e l'ho pagato 2,40 euro. Poi ho preso una confezione di formaggio spalmabile simile alla Philadelphia, ed è buonissimo, l'ho pagato 59 centesimi perché era in offerta. Poi ancora come carne ho preso il trito misto macinato. Questo qua lo utilizzerò per le polpette, e questo qui invece lo utilizzerò sempre di macinato per fare il ragù al bimbi, che praticamente il ragù al bimbi, non so se l'avete mai provato, magari ve lo faccio vedere qualche giorno, è una cosa fantastica. Cioè io se devo fare il ragù lo faccio solo ed esclusivamente al bimbi perché è la fine del mondo. Poi per quanto riguarda le pizze abbiamo preso degli affettati e altro, così li utilizziamo sulla pizza. E ho preso anche questi qua, i funghi affettati, gli champignon, che lui solitamente o li fa in insalata, oppure gli faccio solitamente i primi con questi qua già affettati. Ha preso degli affettati, una pancetta arrotolata, una ventricina per fare le pizze sempre, una coppa stagionato e il prosciutto cotto, tutti quanti, no, prosciutto crudo, tutti quanti a fette. E poi ha preso i cappelletti con prosciutto di Parma e parmigiano. La scorsa volta avevamo preso oh, non mi ricordo, erano comunque tortellini forse con scamorza affumicata e speck, ed erano buonissimi di questa linea, quindi ha voluto prendere questi qua perché lui ha detto che erano fantastici, proprio buoni buoni buoni. Poi ho preso le ricottine, queste qui a due confezioni da 100 grammi l'una. Poi ha preso sempre il mio ragazzo una peperonata pugliese piccante, detto che queste qui sono forse sono buone per fare la pasta oppure mangiarlo con le bruschette, non lo so, io non le posso mangiare, e i patè di carciofi. Poi erano in offerta a 1 euro e rotti, questi gnocchi di patate ripieni con il gorgonzola, questi qua fatti, glieli faccio solitamente solo con burro e salvia. Vedo che sono buonissimi. E poi, come ultima cosa per quanto riguarda i freschi, ci sono queste mezzelune con funghi porcini e tartufo. Quindi non le abbiamo mai provate, però credo che siano, spero che siano buoni, perché della scorsa volta, come vi dicevo prima, gli sono piaciuti tantissimo i tortellini ripieni. E questi qua sono della linea Le Nostre Stelle. Vengono un pochino in più, però sono buoni. Passiamo alla roba normale. Ho preso questa maxi confezione di carta igienica, questa qui è quella profumata. I rotoli sono abbastanza grandi e anche belli spessi, quindi questa qui l'ho pagata 2,50 euro e l'ho preso subito. In offerta c'era questo rotolone tipo Scottex a 1,30 euro, ed è una confezione con 400 strappi, quindi comodo per utilizzarlo qui in cucina, e l'ho voluto prendere perché, se non mi sbaglio, la scorsa volta l'avevo preso e mi ci sono trovata abbastanza bene. Poi ho preso 2 fardelli di acqua, si tratta dell'acqua Blues, vi faccio vedere la bottiglia. Praticamente questa qui con la bottiglia che va, diciamo, quadrata, non quella rotonda. Questa qui è identica praticamente è la Sant'Anna, la stessa fonte è quella della Sant'Anna, fatta
come la Sant'Anna, solo che costa di meno praticamente perché cambia solamente l'etichetta. Quindi solitamente prendo sempre questa quando non c'è la Sant'Anna in offerta in giro per gli altri supermercati. Ne ho presi due fardelli. Ho preso questo sgrassatore disinfettante per uso domestico industriale, dice. Era in offerta e l'ho voluto prendere con quello al profumo, diciamo, di Marsiglia. Non mi ci sto trovando benissimo perché mi lascia tantissimi aloni sulla cucina, sul lavello, dove lo passo per appunto sgrassare. Lo voglio finire perché comunque era una confezione da 1 litro e non vedo l'ora che finisce perché non mi ci trovo bene. E quindi niente, ho preso questo qui come sostituzione, diciamo, per utilizzarlo magari un giorno sì, un giorno no con l'altro. Una confezione di patatine, queste qui alla paprika. Ho preso 3 confezioni di succo, una alla pesca, questi qua doppi, quindi da 6 brick, erano scontati a 70 centesimi, quindi ho preso questo qui alla pesca. Appena trovo gli altri ve li faccio vedere. Ho preso 2 confezioni di latte parzialmente scremato. Questo qui la scorsa volta l'avevo ripreso perché, come dicevo, non mi piace tantissimo. Se io devo acquistare il latte, acquisto o la Parmalat oppure alcune volte quello del Lidl che è identico al Parmalat, cioè per quanto mi riguarda il sapore è praticamente simile. La scorsa volta avevo preso questo qui e devo dire che non so se è cambiato qualcosa, mi è piaciuto, quindi l'ho ripreso visto che mi serviva ed ero lì. Così non ho fatto 30 giri per prendere solo il latte, ne ho preso 2 confezioni, questo qui appunto il parzialmente scremato. Poi ho preso una confezione di zucchero di canna da tenere. Se avete visto il video che è uscito mercoledì, ho fatto la postazione tè e caffè, e quindi avendo la macchinetta per le gialde e il bollitore per quanto riguarda il tè, ho fatto praticamente una postazione dove ho le gialde per il caffè e uno per lo zucchero in bustine, quindi ho preso quello di canna. Poi ho preso questi qua, è la prima volta che li prendo e praticamente dovrebbero essere simili ai gran cereali del Mulino Bianco che io ho praticamente nella dieta e io finora ho preso sempre quelli, però ho visto che questa volta sono andata a fare la spesa, questi qua erano in sconto a 80 centesimi se non ricordo male e visto che sono proprio quelli che devo mangiare io, quelli con frutta e cereali, ho voluto prenderli per vedere com'erano, visto che quelli che ho stanno terminando. Vediamo un attimo se sono buoni, sono paragonabili a quelli là. Una confezione di capperi, questi qua, sotto sale. 2 confezioni di panna da cucina. E poi ho preso i miei soliti frutta frullata in questi bricchettini qui, sono confezioni da 100 grammi. Una confezione di patatine, queste qua, quelle bianche. Poi un'altra confezione di patatine, praticamente più ragazzo si è data la pazza gioia, perché comunque abbiamo gente qui sabato sera, molto probabilmente anche domenica, quindi ha fatto scorta di queste schifezzette. E ho preso queste qui che si chiamano La Buongustaia al gusto cacio e pepe. Poi, questo non l'avevo nemmeno visto. Simil Simmental, questo qui a me fa schifo, proprio schifo. Cioè, non so come lo mangia. Sempre in offerta questi 6 brick di ace, succo ace. Questo così. Ed ho preso, questa qui non era in offerta, ma l'ho preso ugualmente perché li beve il mio ragazzo, i succhi alla pera, sempre da 6, sono venuti 99 centesimi, sempre pochissimo. Una confezione di uova, perché per sabato sera voglio fare il tiramisù. Qua ci stanno praticamente altri freschi, una confezione di parmigiano reggiano grattugiato, questo qui è in offerta. Allora, ho preso questo yogurt simile al Müller, diciamo simile, non l'ho ancora assaggiato,
ce l'ho una volta a settimana e visto che da Eurospin non hanno il Müller, ho deciso di prendere questo qui che è yogurt intero dolce con anelli di cioccolata. E poi ho preso due yogurt, questi qua alla fragola da 22 centesimi l'uno, una confezione di mascarpone, un'altra confezione di robiola, questa qui è buonissima ragazzi, l'ho presa una volta per assaggiarla ed è la fine del mondo. Un'altra confezione di frutta, questa qui frullata, ai frutti di bosco, questa qui è fantastica. Gamberi. Questi qua in salamoia per le pizze, non so se vi ho fatto vedere il mascarpone, ma l'ho preso per il tiramisù. E basta, abbiamo terminato. Quindi questo svuota la spesa è praticamente terminato. Come vi dicevo, ho speso in tutto con la spesa al cash and carry circa 70 euro, ma appunto abbiamo fatto rifornimento sicuramente per 2 settimane intere, anche perché abbiamo preso tanta roba. Questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!